Oggi vi faccio vedere un progettino di riciclo creativo ispirato all'autunno e così ho utilizzato un barattolo di vetro e con delle foglie che ora vi farò vedere ho fatto questa specie di stampi in modo che richiamassero proprio le foglie vere nei colori e nelle tonalità appunto che sono ispirate all'autunno. Qui dentro ho messo della sabbia colorata, ne ho messa poca perché alla fine serve solo per stabilizzare la candela, quindi non deve avere un certo spessore, giusto per dare un tocco di colore e stabilizzare la candela. E qui invece troviamo lo spago, se mette a fuoco si vedrà. Ok, lo spago che ho fatto a fiocchettino ed ho aggiunto queste perline finali, giusto per estetica. Ora ve la faccio vedere accesa, giusto perché voglio farvela giustamente vedere. Trovo l'accendino, vediamo un pochino se riesco a non fare danno. E prendo direttamente la candelina e la lascio cadere giù, poi male che va la sistemo. Ecco qua. E quindi questo è l'effetto che fa da accesa, ma poi ovviamente vi lascio le immagini come al solito. Quello che ci tenevo a farvi vedere invece è come ho utilizzato le foglie. Praticamente, invece di spennellare il colore sulla parte superiore della foglia, quindi su quella che noi vediamo, l'ho spennellato sul retro perché in questo modo mi dà più, diciamo, visibilità alle venature e meno alla parte piatta, perché ho provato e l'effetto non mi piaceva tanto, perché in questo modo, almeno sul vetro, perché quando si vedono i lavoretti fatti sulla carta, eccetera, vengono bene, ma sul vetro sembravano delle macchie e non si capiva neanche che fossero proprio delle foglie. Invece da questo lato funzionano bene, funzionano tra virgolette, quindi sono molto carine e vi farò vedere cosa ne uscirà fuori. Stessa cosa vale per quest'altro tipo di foglia, quindi non dalla parte di qua, ma dalla parte di qua. Ovviamente prima di utilizzarle per lavorarci vanno lavate in modo che eliminiamo ogni residuo di polvere o comunque di materiale stesso organico delle foglie. Per quanto riguarda invece i colori, avremo bisogno della colla vinilica che è quasi sempre presente nei progettini che faccio con le lanterne perché mi piace tanto l'effetto che fa. Anzi, qualche volta vi spiegherò anche il perché, vi farò un video apposta. Per quanto riguarda i colori, invece, dobbiamo basarci su tonalità appunto autunnali e quindi via libera a tutti i tipi di giallo, un po' magari tendente al marrone, il verde tra acido e spento e il marrone. Ed io ho aggiunto l'arancione e l'ho ricavato di una tonalità un pochino particolare che è quella che tende al rosso. Ovviamente ognuno di noi può scegliere i colori che preferisce, non è che deve stare agli standard. Io mi sono attenuta a questi colori, ma ognuno di noi può personalizzarli come preferisce. Questi che vedete sono degli acrilici e sono quelli che preferisco in assoluto per fare, insomma, i progettini creativi in generale e che applico di solito sulle lanterne. Però in questo caso, siccome non mi trovavo il colore verde, ho utilizzato anche una tempera e quindi mischiandola con il giallo ho ottenuto il verde della tonalità che volevo. E non mi ha dato problemi, quindi anche i colori a tempera vanno benissimo. Un'altra cosa, come poi vedrete nel video, maneggiando i colori e cercando di spalmarli sulle foglie e facendo gli stampi, le mani si sono sporcate, ovviamente. Non ho utilizzato i guantini monouso, ma avrei dovuto usarli. Non mi dà particolare problema sporcarmi le mani con i colori perché di solito non ho lo smalto o comunque non ci faccio molta, diciamo, attenzione perché i colori acrilici potrebbero un pochino rovinare la nail art, può rimanere l'alone, può rimanere il colore. E quindi se avete la manicure fatta e quant'altro, utilizzate sempre i guantini, oppure se semplicemente non vi va di sporcarvi le mani, quindi ricordatevi di indossare i guantini monouso. E rimane un'altra cosa da dirvi e riguarda la parte in cui vedete queste foglie che sono fatte con i glitter. E in questo caso, speriamo che non cada la cera della candela se piego, e in questo caso ho utilizzato della colla glitter che è già fatta così e di quella che mi avete visto varie volte utilizzare. Aspettate che ve la trovo. Eccola qua, quindi è già fatta, l'ho utilizzata sia verde che gialla, se non ce l'avete non è un problema perché anche con la colla vinilica, semplicemente facendo appunto la macchia dove vogliamo far sì che ci sia la foglia e buttando poi sopra i glitter sfusi otteniamo lo stesso effetto, quindi non è necessario avere la colla glitter, ma basta anche attivarsi così diversamente se vogliamo comunque fare queste
queste foglie in più e dare questo tocco scintillante alla lanterna che può piacere come può anche non piacere, perché in fondo va già benissimo semplicemente con gli stampi delle foglie che vedete qua e dà un'aria più seria. Invece se aggiungiamo i glitter diamo un tocco più scintillante, quindi diciamo più fairy alla lanterna e può piacere come appunto no. E quindi ritorniamo sempre là, è questione di gusti, il mio è uno spunto creativo che spero vi piaccia e quindi vi lascio al video e fatemi sapere cosa ne pensate. Ci rivediamo prestissimo, ciao! Per iniziare allora prendiamo il barattolo di vetro, le foglie, i pennelli ed i colori. Poi è meglio se copriamo il piano da lavoro con dei fogli di carta in modo da non sporcarlo ed in un bicchierino versiamo della colla vinilica e i colori che una volta mescolati bene spennelliamo sul retro di una foglia. Facciamo aderire la foglia al vetro e cerchiamo di pressarla in modo da far sì che l'effetto delle venature rimanga impresso a stampo sul barattolo e poi solleviamola. Quindi ripetiamo questi passaggi con le altre foglie e gli altri colori, applicando le foglie dove preferiamo, anche le une sulle altre, in modo da creare una bella fantasia ed un bel gioco cromatico. Lasciamo che il mix di colla vinilica e di colori si asciughi per bene ed intanto pensiamo ad un abbellimento da applicare sulla parte superiore del barattolo ed in questo caso ho pensato ad un semplice fiocco di spago che termina sull'estremità con dei nodini che reggono delle perline. Tocco scintillante disegnando alcune foglie con la colla glitter. Una volta che tutto è asciutto, avvolgiamo lo spago lungo l'apertura del vasetto, facciamo un fiocco, aggiungiamo un po' di sabbia e pure una tea light. È un'idea facilissima e che con poco riesce davvero a richiamare l'atmosfera autunnale e quasi non sembra vero che questo accessorio prima era un semplice barattolo di vetro destinato al riciclo non creativo.
Non mi resta che sperare che questa idea vi piaccia e che la rifarete nello stile e nelle versioni che preferite. E mentre vi lascio a qualche altra ripresa che vi catapulterà sicuramente in pieno autunno, vi ricordo che se i miei spunti creativi vi piacciono, iscrivendovi al mio canale non ne perderete più neanche uno e resteremo sempre in contatto. Aspetto tutti i commentini e non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate. Ciao e a prestissimo!